E allora diamo ufficialmente il benvenuto e la buona serata soprattutto a Silvio Corbellini, che è sindaco di Villanterio, provincia di Pavia. Ben arrivato sindaco, buona serata. Grazie, buona serata a voi. Grazie. Ecco, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Allora sindaco, è chiaro, noi dobbiamo partire da lì, torniamo a parlare dell'iniziativa Ripuliamo la città, parliamo di questa iniziativa molto concreta che vede poi protagonisti anche i cittadini all'interno del proprio territorio, del proprio comune, per liberare le strade da quei veicoli che possono essere abbandonati, possono essere sotto sequestro, sotto fermo amministrativo, un iter che grazie al nostro partner ufficiale Infinity Car si è veramente snellito, ma soprattutto aiuta concretamente anche i comuni coinvolti che aderiscono all'iniziativa a risparmiare tempo, a risparmiare anche soldi. E allora, quali sono, intanto perché avete scelto l'iniziativa Ripuliamo la città, ma anche quali sono i numeri che avete concretizzato, i risultati raggiunti, quanti soldi avete risparmiato rispetto a prima? Ci racconti un po', Silvio. Ma guardi, posso dirle che in pratica noi avevamo sentito parlare di questa società e di questo sistema qua e l'abbiamo affrontato dopo aver visto che alcuni altri comuni anche del nostro territorio pavese avevano aderito a questa convenzione. Quindi diciamo il problema è, andando avanti, vedo in questi anni si sta moltiplicando con l'abbandono di vetture. Quindi avevamo avuto contatti con la direzione di Infinity Car, abbiamo fatto un incontro, abbiamo attivato questa convenzione che è partita a metà dello scorso anno e le posso dire che alcune perplessità che io avevo all'inizio si sono proprio sciolte immediatamente, nel senso che prima noi in casi di abbandono spendevamo parecchie centinaia di euro nelle varie fasi che riguardavano la rimozione, l'eventuale deposito presso una officina attrezzata e poi la rottamazione, quindi parliamo sicuramente di oltre 400-500 euro per volta, a parte i tempi di abbandono eccetera eccetera. Sinora noi abbiamo già recuperato 6 autovetture che erano depositate nei parcheggi, stiamo cercando di sviluppare la conoscenza da parte della popolazione anche per le autovetture magari site in cortili, in privati, e le posso dire che per quanto ci riguarda veramente è una soluzione ottimale, molto snella, molto veloce, che ci permette di mantenere un ambiente diciamo più decoroso. Ecco, il tema della velocità che lei giustamente ha toccato è centrale, perché è questo poi il punto cardine, è lo snellimento della procedura, dell'iter burocratico. Con Ripuliamo la città, grazie appunto a questa iniziativa, è tutto più semplice, i cittadini possono essere protagonisti in prima linea, in tempi brevi, con un semplice clic, andare su un sito, compilare un form online, un modulo, possono attivare tutta la procedura. Quindi anche questo credo sia un punto su cui, è vero, spendere due parole. Certo, diciamo che come accennavo prima, oggi come oggi io mi trovo magari a ricevere qualche segnalazione di questi abbandoni o averlo rilevato da parte dei nostri uffici interni, francamente mi trovo a non interessarmi più nel senso buono del termine, certo. Perché la polizia municipale parte con una segnalazione, con quello che è l'iter burocratico molto molto semplice, snello, con la società Infinity Car, e dopo sinceramente io non me ne ricordo più, perché dopo si vede che nell'arco di pochi giorni viene formalizzato la data in cui verranno per il ritiro e poi ci pensano tutto loro senza che noi dobbiamo ulteriormente intervenire. E quindi per chiudere questo, sia un'ottima soluzione. Fra l'altro posso dire che già diversi comuni del territorio pavese che io conosco e che sono colleghi miei hanno già aderito alle iniziative e non ho ancora mai sentito nessuna lamentela del servizio, delle modalità di esecuzione del servizio. Quindi è implicito l'invito naturalmente anche ad altri potenziali comuni proprio ad aderire a questa iniziativa, ne vale la pena. Io, e lei ne prova allo vivendo. Stato attuale trovo molto
coerente rispetto della convenzione, le tempistiche e la serietà in cui è stato eseguito. Quindi non posso che parlare bene dell'iniziativa a cui abbiamo aderito. Per chiudere, sindaco, prima di salutarci, perché il tempo ahimè corre, sappiamo che tra l'altro il comune di Villanterio, al di là, oltre meglio a ripuliamo la città, ha tante iniziative, progetti in essere. Ci vuole dare così qualche spoiler, qualche notizia in merito in maniera esclusiva? Guardi, sicuramente senta, ci vorrebbe parecchio tempo. Le posso dire che io ho l'incarico di sindaco dal 2014, non ero un ambientalista di ferro, però strada facendo mi sto ricredendo, perché veramente il senso civico di una parte minoritaria di tutto, ma non solo a Villanterio in generale, ha avuto un calo clamoroso a mio giudizio. Quindi lo sforzo che stiamo facendo anche noi e di creare iniziative per la salvaguardia dell'ambiente, quindi per la generazione dei nostri figli e dei nostri nipoti. Per esempio, abbiamo creato un gruppo di cittadini volonterosi, tipo il controllo di vicinato, a cui aderiscono un centinaio di villanteresi, che in accordo con me, come sindaco, con la stazione dei carabinieri, eccetera, hanno una tempestività di segnalazione anche proprio per la salvaguardia ambientale. Questa è una delle tante iniziative che noi facciamo, insieme ad altre che stiamo sviluppando per migliorare proprio il senso civico nelle scuole, che ahimè, io dico da non più giovane, penso che l'abbandono dello studio della materia di educazione civica sta portando a delle ripercussioni negative. Bene. Altre cose ci sono, mi auguro di poter parlarne con voi. Ma questo è certo, infatti stavo per dire. Qui per esempio, scusi e chiudo, un'iniziativa che è partita già da circa 2 anni con tutti i comuni rivieraschi del Lambro meridionale per la riqualificazione di alcune zone golenali o di passaggio degli uccelli dove vanno a nidificare, e abbiamo sviluppato un'iniziativa partendo da Pieve Emanuele fino a noi per la salvaguardia di certe zone, dove la Fondazione Caripola ha investito qualcosa come più di 500.000 euro. Quindi il comune ha fatto la propria parte, ogni certo, comune. Ecco, quindi certo, questa è una cosa importante a beneficio del territorio, per le scuole, per tutti i residenti, che ci vantiamo di aver fatto e di avere ancora in corso come sviluppo. Infatti, sindaco, quello che volevo dire è, per oggi, per ora, al momento ci fermiamo qui, ma le cose da dire, i progetti sono veramente tanti, li racconteremo insieme, per cui Silvio Corbellini, sindaco di Villanterio, provincia di Pavia, lo ricordiamo, tornerà sicuramente con noi ai microfoni e alle telecamere di Millennium qui in Best in Town. Per oggi non posso fare altro che ringraziarla. Di dare spazio anche ai comuni medio-piccoli, quindi grazie. Grazie della vostra attenzione, buon lavoro e forza, mai mollare. Mai mollare, e ripuliamole tutte queste città insieme. Ripuliamole tutte le città e i paesi. Radio Millennium. Resta in testa.